importante tantissimo, soprattutto perché quando vediamo queste cose ci rendiamo conto che è troppo bello, ci emozioniamo, cerchiamo di fare il massimo, qualche volta ci riusciamo un po' di meno, però questo penso sia il risultato del settore giovanile, si vive emozioni, si vive passioni e questa è una bella cosa. Sempre qualche persona in più, perché questo ci fa capire l'attaccamento che avete a questa società, a questa squadra, ci fa capire l'impegno che avete. Siete numerosi, quest'anno penso siete più numerosi rispetto agli ultimi anni. Chiaramente, chiaro, come area tecnica della prima squadra, il nostro sogno è vedere tanti bambini crescere bene, vederne il più possibile arrivare a giocare in prima squadra. Percorso importante questo che ogni anno sta crescendo, quest'anno è arricchito anche il calcio femminile che ci ha permesso di chiudere il cerchio di una società professionistica che si permette di avere dall'Academy al settore giovanile, al vivaio e al calcio femminile un qualcosa di importante. Sì, è per noi un grande piacere ritrovarci a festeggiare qui questa giornata. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutte le famiglie e ai ragazzi che ogni giorno animano i nostri campi. Noi viviamo nel quotidiano con questi ragazzi e penso che è la cosa più bella che sia un genitore che uno sportivo può avere, per cui è una cosa piacevolissima e facciamo i migliori auguri soprattutto ai genitori, perché noi intanto i ragazzi li viviamo nel quotidiano. Sicuramente è una bella esperienza quella che sto vivendo io e quella che stiamo vivendo quest'anno, che è cominciato nel migliore dei modi, speriamo che possa continuare sempre, sempre meglio. Che spettacolo avere questi bambini con noi stasera! È meraviglioso, ogni volta che facciamo questo incontro mi viene da pensare nel 2011, mi sembra che avevamo grosso modo 40 iscritti. C'era un settore giovanile da ricostruire, una credibilità da ricostruire, c'era un po' diciamo che c'erano un po' di problemi. Oggi vedere questa sala piena per me è veramente un motivo di orgoglio, ma quello che vorrei fare è ringraziare soprattutto i genitori, perché io prima di essere presidente sono un genitore e capisco tutti i sacrifici che fanno per seguire i propri figli, per cercare di realizzare un sogno.